Mercoledì 10 ottobre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, buona pausa pranzo, credo insomma intorno fra poco o fra pochi minuti andrete in pausa, quindi siamo ben contenti di essere qui in compagnia insieme a voi. Oggi 10 ottobre, chiudiamo questa sera alle 22, si chiude la prima fase di votazione dei Milano Storytelling Awards. Avete tempo quindi fino a questa sera per ancora andare sul nostro sito e suggerirci i vostri preferiti, le vostre associazioni, le vostre associazioni sportive, le vostre pagine Facebook o gruppi Facebook che preferite nell'ambito appunto di questa Milano, di questa, ricordiamo sempre, grande Milano che è la città metropolitana. Per capire bene, per sapere tutte le varie categorie, ricordatevi 9 categorie nei Milano Storytelling Awards, come 9 sono i municipi di Milano, che sono anche quelli una categoria all'interno di queste. Vediamo subito, prima di iniziare con la nostra puntata, il nostro, per l'ultimo giorno appunto, il nostro invito al voto. Fino alle 22 di questa sera, www.milanostorytellingawards.it oppure milanonews.it trovate il pulsante per votare. Oggi è il 10 ottobre, è una giornata importante, molto di più dell'ultimo giorno di votazione dei Milano Storytelling Awards sicuramente, perché oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte. Un tema interessante, un tema che molto, molto spesso magari lo si tralascia anche perché abbiamo la fortuna di vivere in un paese in cui non c'è la pena di morte, lasciatemelo dire, è una fortuna questa sicuramente, perché in tanti altri paesi questa fortuna non c'è, però spesso e volentieri, insomma, gli echi di un certo tipo di voler ritornare a certe cose fa ripensare, quindi benvengano delle situazioni, delle associazioni, delle ONG che lottano giornalmente per ricordarci perché è giusto che la pena di morte non ci sia e poi anzi scendono sul nostro territorio anche con tantissime altre istanze sui diritti civili, diritti umani, diritti delle persone. Oggi abbiamo qui con noi una rappresentante quindi di Amnesty International, sto parlando di Cristina Meglioli, buongiorno Cristina, benvenuta. Buongiorno, grazie per Amnesty l'invito. International Lombardia, grazie mille di essere qua con noi Grazie oggi. a voi. Ma so che è una giornata importante per Amnesty questa, perché insomma anche il riconoscimento di questa giornata è una conquista grazie anche alle lotte di Amnesty International in questi anni. Certamente, esatto. Raccontaci un po' allora bene che cos'è Amnesty International, come nasce, che cosa fa e come arriviamo a oggi. Certamente. Allora, Amnesty International è un'organizzazione non governativa che è nata nel 1961 in Inghilterra su iniziativa di un avvocato inglese, Peter Benenson. Peter Benenson, dopo aver letto su un quotidiano la storia di due studenti portoghesi arrestati per aver brindato in un locale pubblico alla libertà, stiamo parlando del Portogallo, del regime dittatoriale di Salazar. Dopo aver letto la notizia dell'arresto di questi due studenti, Peter Benenson rimase talmente indignato che decise di contattare direttamente il governo portoghese scrivendo delle lettere per chiedere la liberazione dei due studenti. Peter Benenson scrisse anche un articolo per un quotidiano inglese, The Observer, in cui invitava anche le altre persone a fare come lui, per chiedere la liberazione dei due studenti portoghesi e per sostenere in generale tutti coloro che nel mondo vengono imprigionati, torturati e giustiziati per le loro opinioni. Questa iniziativa ebbe moltissimo successo, vennero fondati gruppi di autori di lettere da rivolgere ai governi, non solo nel Regno Unito, ma anche al di fuori.
Fu così quindi che nacque Amnesty International, che nel frattempo poi si è appunto diffusa in tutto il mondo. Nel 1977 Amnesty è stata insignita anche del premio Nobel per la pace per il suo lavoro, e ancora adesso Amnesty continua a battersi per le violazioni dei diritti umani. Inizialmente Amnesty intendeva occuparsi solo di pena di morte, cioè di contrasto alla pena di morte e dei casi relativi ai prigionieri di coscienza. Poi, man mano, con il tempo ha deciso di occuparsi anche di altre violazioni dei diritti umani. Certo, per Amnesty il 10 ottobre è una giornata molto importante perché la lotta contro la pena di morte ha fatto parte del lavoro di Amnesty sin dall'inizio. Quello che Amnesty chiede è che i paesi che ancora mantengono la pena di morte la aboliscano, cioè la cancellino dai propri ordinamenti, che sospendano le condanne a morte e che commutino le condanne a morte in ergastoli. Ricordiamo che sono tanti ancora i paesi al mondo che hanno la pena di Sì. morte e non tutti i paesi in via di sviluppo, come si suol dire, cioè Assolutamente ci sono dei no. signori paesi più che sviluppati. Esattamente, i paesi che ancora mantengono la pena di morte alla fine del 2017 erano 56. L'84% delle esecuzioni sono avvenute all'interno di 5 paesi, nello specifico. Il triste primato del più alto numero di esecuzioni lo ha la Cina. Addirittura non possiamo avere dati certi sul numero di esecuzioni che avvengono in Cina. Perché il governo non rilascia, mi sembra che addirittura sul numero di esecuzioni la Cina mantenga il segreto di Stato, insieme ad altri paesi, tra cui la Bielorussia, che è l'ultimo paese europeo dove ancora la pena di morte è Che già mantenuta. che qui fa capire, insomma, perché tenere il segreto di Stato su una cosa che in teoria non è. Quindi vuol dire che, insomma, viene capito anche da chi la applica che Esatto. c'è qualcosa nella pena di morte che non funziona, diciamo, che non è un Infatti, esatto. sistema giuridico che possa avere un fondamento reale, no? Però vorrei sottolineare che il trend è positivo, Ah, cioè meno man male. mano il numero dei paesi abolizionisti sale, cioè, e per abolizionisti intendiamo quei paesi che hanno proprio cancellato la pena di morte dal proprio ordinamento, ma consideriamo anche i cosiddetti paesi abolizionisti de facto, cioè quei paesi che da almeno 10 anni Hanno non. convertito le pene, non hanno, e Esatto, dove? non hanno più inflitto nuove condanne a morte. Esattamente. Però appunto tra i paesi più E civili la che possiamo Bielorussia però fa pensare, considerare, nel fa senso che la Bielorussia parliamo di pensare. pochissime migliaia di chilometri da casa nostra, cioè Esattamente, davvero al di sì. là dell'Adriatico, potremmo dire. Esattamente. È E pensare che in l'Europa. Europa appunto ci sia ancora un paese con la pena di morte è impensabile, ma è pazzesco, È reale. reale, è reale, sì. E poi pensiamo al caso degli Stati Uniti, appunto, dove comunque le condanne a morte vengono ancora eseguite. Nel 2017 erano circa dunque, un po' meno di 50, e secondo i dati di Signori. Amnesty, le persone attualmente detenute nel braccio della morte sono circa 40, oh, mamma mia, 40.000. 40.000 detenuti negli Stati Uniti nel braccio della morte. Beh, anche 50 esecuzioni nel solo 2017 No, significa. scusate, infatti ho No, esagerato, sono ok. 2.500. Beh, sono comunque. 40.000 è però il numero che secondo alcuni, è il numero che secondo alcuni è quello delle esecuzioni che sono avvenute Avvenute nel 2017 in tutto il in tutto il mondo. mondo 40.000 esecuzioni, tu dicevi 50 all'incirca solo negli Stati Uniti, è un numero che sembra ridicolo, irrisorio, in realtà pensate che vuol dire una settimana, Più o meno, praticamente esattamente. vuol dire una settimana prendersi 2 settimane di ferie, cioè, ecco, pensate questo, e Rende, questo dà la drammaticità e la criticità del problema. sì. Pensate voi di vedere un telegiornale italiano che una volta a settimana mi dà notizia di un'esecuzione a morte, ad Esatto, esempio. Ecco, questo vi fa esattamente. capire quello che. So, Sì, ahimè, 41 che su questo giustiziate. Amnesty ovviamente non lavora, ma o meglio, so che tiene sempre vigile, sempre attenta su questo, perché insomma.
Il periodo porta anche a volte ad avere magari dei rigurgiti di voglia di ritornare alla pena di morte anche in paesi che non ce l'hanno più. Per fortuna mi dici, il treno invece è positivo e non si ritorna indietro. Una volta che si prende quella strada non si ritorna indietro, quindi ben venga, mi fa molto piacere sapere che non stiamo rischiando cose. Mi viene da dire forse anche grazie però alla presenza di Amnesty e altre associazioni come Di molte Amnesty. associazioni, sì, la coalizione mondiale contro la pena di morte è molto attiva, è una coalizione di cui fanno parte 150 tra organizzazioni non governative come Amnesty, ma anche altre associazioni, enti locali, sindacati, ed è molto attiva, i risultati un po' si ottengono chiaramente. Ecco, dicevamo appunto che Amnesty nel mondo combatte questa battaglia e tante altre appunto sui diritti dell'uomo in generale, dei diritti dei anche detenuti e appunto tu come Amnesty Lombardia voi scendete nel territorio a fare tantissime attività, spesso e volentieri un po' diciamo su indicazione dei famosi report che fa Amnesty Esatto. annualmente, no? E se noi guardiamo un report, gli ultimi report, l'Italia ha un triste primato. Sì, allora volevo un attimino correggermi per Sì. onore, per onestà, sul numero delle esecuzioni avvenute nel 2017 negli Stati Uniti, perché con i numeri non sono mai andata d'accordo. Beh, immagino Negli con Stati tanti. Uniti nel 2017 23 persone sono state Ogni giustiziate. 15 giorni. Esatto, e 41, tra cui tre donne, sono state condannate a morte. Quindi qui siamo più o meno nell'ordine di un condannato a morte a settimana. Comunque, Qui una sì, cosa e ogni esatto. 15 giorni un'esecuzione, quindi insomma, Esattamente. non male si vivono sempre. Volevo correggermi No, no, giustamente, perché giustamente, i poi dati precisi ci sono, con i poi numeri, sono io che infatti, no, ci sono, è magari mi importante tenerli confondo, e ma sono comunque dati appunto ok. importanti. Diciamo appunto che l'Italia ha un triste primario a livello europeo, almeno, per cui siamo stati anche più volte anche richiamati dai vari organi competenti, che è proprio sul discorso del sovraffollamento nelle carceri, giusto? Sì, la questione del sovraffollamento delle carceri è stata segnalata in vari rapporti di Amnesty International sull'Italia. L'Italia è stata lo stesso problema è stato segnalato anche dal Comitato per la Prevenzione contro la Tortura delle Nazioni Unite. L'Italia è stata anche condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la questione del sovraffollamento delle carceri con una sentenza del 2013, che è la sentenza Torreggiani, che non solo ha giudicato nel merito del caso portato innanzi alla Corte da Torreggiani e da altri sei soggetti, ma ha anche accertato il fatto che il sovraffollamento delle carceri in Italia ha carattere sistematico e riguarda un malfunzionamento intrinseco del nostro sistema penitenziario. E, in seguito a questa sentenza, la sentenza obbligava l'Italia a porre rimedio a questa situazione nel termine di un anno. Un pochino, in effetti, la situazione è migliorata grazie a alcuni provvedimenti volti a migliorare la situazione carceraria, soprattutto a ricorrere maggiormente alle pene alternative alla reclusione in carcere, quindi ad esempio l'affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione presso il domicilio. Però, se guardiamo anche solo a Milano, il problema del sovraffollamento Ecco, tu persiste. hai qualche dato proprio su Milano? Sì, sono i dati che troviamo sul sito del Ministero della Ok. Giustizia, quindi posso riportare questi dati. A San Vittore i posti regolamentari sono 493, ma a gennaio 2017 i detenuti erano 970. Per quanto riguarda Opera, sempre nel gennaio 2017, il numero dei posti regolamentari era 905 e il numero dei detenuti 1253. Milano ha tre istituti penitenziari per adulti che sono San Vittore, Opera e Bollate, in Bollate. più c'è un istituto penale per minorenni che è il Beccaria, però qui vediamo che due degli istituti penitenziari per adulti hanno questo problema. Ecco, e questo non è che si dice liberiamo tutti o lasciamo le carceri, è anche, perché essendo comunque sempre un Certamente. uomo, un essere umano, colui che ha commesso
un atroce delitto, un delinquente, chiamiamolo così, quindi dal più al meno grave, al meno grave, delinquente, comunque deve avere uno standard di vita che sia degno Certamente, della parola vita. esattamente, In queste esattamente. condizioni si rischia il contrario, Si rischia al contrario, sì. in più ci aggiungo anche che si rischia l'impossibilità del fare del carcere un luogo di reinserimento poi sociale nel futuro, nel senso che Esatto. così anzi ti viene solo voglia di delinquere ancora di più, mi viene da È dire, molto cioè, complicato. te butto a dire così, ma molto ovviamente non aiuta. Amnesty nella fattispecie che cosa fa appunto? Fa da osservatorio in un certo senso? Sì, con i suoi rapporti annuali, che sono scritti dai ricercatori che dal Segretariato Internazionale di Londra vanno a visitare i vari paesi, Amnesty segnala le aree critiche per quello che riguarda il rispetto dei diritti umani di ciascun paese. Poi Amnesty essenzialmente fa un lavoro di pressione sui governi affinché vengano modificate delle leggi, perché diventino più rispettose dei diritti umani, perché appunto a livello statale si prendano dei provvedimenti. Poi, e questa è una parte del lavoro di Amnesty. Dall'altra parte, Amnesty comunque agisce molto grazie al lavoro dei volontari che si trovano sul territorio. Milano è una città dove l'attivismo amnestiano è ben radicato, è ben presente. Abbiamo diversi gruppi, di cui un gruppo giovani. Quello che fanno questi gruppi è organizzare degli eventi, partecipare ad eventi, insomma, stare sul territorio con tavolini Diffondere, poi immagino per la che raccolta di poi. firme. Ecco, una cosa importante sono appunto la raccolta di firme, le petizioni che si possono appunto raccogliere ormai ai tavolini, ma anche online. Certamente. Perché è così importante per Amnesty un'operazione del genere? Perché, come Peter Benenson già nel 61 ci ha dimostrato, la tecnica del contatto con i governi grazie alla pressione proveniente dall'esterno è efficace. Amnesty ottiene buoni risultati grazie a questa strategia. Questa è una parte importante del lavoro di Amnesty. Poi Amnesty fa anche altro per raggiungere comunque per estendere questo genere di lavoro. Amnesty, soprattutto, cioè Amnesty in Lombardia, a Milano, è molto presente anche nelle scuole. L'educazione ai diritti umani ha programmi che funzionano molto bene. Quindi quello che si cerca è di informare anche il più possibile affinché ci si possa attivare. Ecco, diciamo appunto che Amnesty è una ONG, quindi è fatta di volontari, non prende soldi da nessun governo, quindi No. insomma è anche complicato tenerla in piedi, immagino. Quindi mi chiedo perché sostenere Amnesty e che tipo di sostegno si può dare? Allora, il tipo di sostegno che si può dare, si può essere soci o attivisti. Soci significa sostenere Amnesty appunto a livello economico. Essere attivisti significa essere anche qualcosa in più, cioè proprio partecipare alle attività di Amnesty all'interno, ad esempio, dei gruppi locali, per partecipare ai quali non è necessario avere competenze particolari o conoscere l'inglese o avere molto tempo a disposizione. Ognuno può impiegarsi, secondo le proprie necessità, secondo le proprie competenze. Perché sostenerla? Perché Amnesty è una grande organizzazione per la difesa dei diritti umani, con una grande tradizione, che gode di un'ottima reputazione. Il sostegno comunque proveniente proprio dalle persone, dai cittadini, fa sì che si rafforzi e che di conseguenza il suo lavoro possa essere ancora più efficace. Quanto è importante il vostro lavoro nelle scuole nel momento in cui, viene a dire, pochi altri parlano di questi temi? Quindi sono temi che spesso e volentieri magari spiazzano anche chi li Sì. ascolta, o magari di cui ci si fa un'idea completamente sbagliata all'inizio. Sì, il lavoro di Amnesty nelle scuole è fondamentale per noi. I programmi per l'educazione ai diritti umani vengono sviluppati dalla scuola primaria alle scuole superiori. Mi raccontava proprio pochi giorni fa una
un attivista di Amnesty che da oltre 10 anni si occupa di educazione ai diritti umani, di un fatto che le è accaduto qualche tempo fa in una scuola superiore, in cui era andata a parlare proprio di pena di morte. Si è trovato in una classe dove uno studente si era espresso a favore della pena di morte. Dopo aver parlato però con questa attivista di Amnesty, lui ha detto di aver cambiato idea, tanto che addirittura nella tesina per il diploma, lui ha sostenuto una tesi abolizionista della pena di morte. Questo magari è un caso, non possiamo sapere esattamente quale sia il riscontro sugli studenti, però vuol dire che gli studenti sono ricettivi e che il lavoro comunque può dare dei risultati, anzi li dà. E che appunto lì da mi viene in mente ad esempio che finalmente in Italia esiste una legge contro il reato di tortura. Una legge che attendevamo da circa 30 anni più o meno, perché l'avevamo sottoscritto, anzi, spieghiamo un po', quando diciamo attendiamo da 30 anni, perché da 30 anni che aspettavamo questa Perché legge? Amnesty, perché l'Italia aveva ratificato la Convenzione contro la tortura, ma prima di introdurre il reato di tortura nel proprio codice penale ha atteso molto tempo. L'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale ha avuto un iter piuttosto travagliato, ci sono state molte false partenze, molti passi indietro. Nel luglio, dell'anno scorso siamo finalmente arrivati all'approvazione della legge contro la tortura. È una legge che Amnesty considera amara ma non inutile, nel senso che si poteva forse, secondo Amnesty, doveva andare più a fondo, ma che comunque viene accolta positivamente perché rappresenta un passo avanti. Finalmente però ce l'abbiamo, c'è da dire. Finalmente Finalmente sappiamo ce come diciamo, appunto l'abbiamo. Amnesty dice forse si poteva fare qualcosa di meglio. Anche perché ricordiamo che arriva dopo varie condanne e richiami da parte delle istituzioni internazionali, questa legge. Sì, esatto, cioè, l'Italia è stata molto sollecitata affinché finalmente questo avvenisse. Ci riferiamoci per esempio a ciò che è avvenuto nel 2001 al G8 Dopo di di Genova. Genova. Se a quell'epoca avessimo avuto un articolo del codice penale che puniva la tortura, avremmo forse assistito ad una storia diversa, sicuramente a livello Almeno processuale, processuale. infatti. Esattamente, perché comunque il reato di tortura, il reato di tor cioè avremmo sicuramente limitato il ricorso alla prescrizione oppure l'imputazione per reati che prevedevano delle pene più blande, che comunque non condannavano esattamente per ciò che effettivamente è avvenuto. Oppure mi viene anche in mente semplicemente uno prima di dare quella manganellata in più ci pensa un secondo in più L'efficacia sapendo che c'è una deterrente. legge che insomma potrebbe insomma la Diaz, Bolzaneto, Esatto, senza poi arrivare infatti. anche ai Cucchi e vari casi che insomma abbiamo visto in questo periodo anche ritirati fuori dal cinema e dalla cronaca. Sì. Quindi insomma molto probabilmente saremmo qui a raccontare storie diverse o almeno delle storie processuali diverse se Esatto, proprio. probabilmente sì. Almeno quello. Esatto. Questa domanda non ci siamo messi d'accordo su tutte le domande, ma su questa soprattutto qui non voglio mettere in difficoltà, Vai, però no, volevo vai. chiederti, ma sicuramente nel senso no, è una domanda semplice. Qual è la sfida di Amnesty adesso? Cioè, appunto, la pena di morte in Italia non c'è più, finalmente anche il reato di tortura, è stato approvato, però immagino, insomma, giornalmente le sfide di Amnesty non mancano, mi viene da dire. Qual è quella secondo te su cui appunto bisogna mettere l'accento in questo momento? Direi la restrizione degli spazi di libertà, cioè noi adesso stiamo assistendo alla possibilità di esprimere il dissenso e la possibilità anche di esprimere solidarietà stanno diventando perlomeno nel nostro paese sempre meno, cioè Amnesty parla qualche volta di reato di solidarietà, cioè la solidarietà non è un crimine, mi riferisco essenzialmente al lavoro sui migranti, il salvataggio dei migranti in mare. Esiste il lavoro delle organizzazioni che si occupano di queste cose, sta diventando sempre più difficile, viene quasi criminalizzato.
E quindi questo limita non solo il lavoro di queste organizzazioni, non solo mette in serio pericolo la vita delle persone che queste organizzazioni potrebbero soccorrere, ma dà anche l'idea di una restrizione della libertà di espressione, che invece è un nostro diritto. E questa, secondo me, è una delle sfide più Molto interessante importanti. quello che dicevi, il reato di solidarietà in un certo senso, quindi, che è un po' un paradosso pensare che in un paese come l'Italia, un paese molto cattolico, quindi dove in teoria della carità cristiana dovremmo fare fondamento molti, e invece Sì, questo succede poi in dopo si Italia, ma va. anche altrove sta avvenendo questa, una tendenza che Amnesty nota e su cui cerca di agire, però è Interessante. vero. Interessante e forse un modo per riuscire a far cambiare qualcosa è anche appunto questa opera di divulgazione ed educazione che appunto Amnesty fa giornalmente o comunque territorialmente nelle scuole di Milano e anche immagino in tutta Italia, in tutti i vari presidi Certamente. che ci sono nel nostro paese. Su Cristina, Facebook, su Twitter. siamo in chiusura, volevo appunto chiederti questo, chiederti le coordinate per trovarvi e per darvi una mano e anche chi può aiutarvi, cioè c'è bisogno di sapere, di No, essere. infatti ci Ecco. sono gruppi di lavoro specializzati su determinate tematiche, determinate aree del mondo, è un volontariato questo più specializzato, ma in realtà chiunque può dedicare del tempo secondo le proprie capacità all'attivismo. E come trovarci? Il nostro sito amnesty.it. La nostra pagina, siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo attivi nei social, abbiamo anche su Facebook e su Twitter siamo anche presenti come Amnesty Lombardia, per cui chiunque anche volesse contattarci può farlo tramite i social oppure tramite le istruzioni che si possono trovare su amnesty.it. Perfetto, allora Cristina, ti ringrazio tantissimo per essere con noi. Ricordiamo oggi nella giornata mondiale contro la pena di morte, ci sembrava il minimo avere Amnesty International come ospite, quindi siamo ben contenti di avervi Grazie. avuto. Grazie mille a Cristina Meglioli di Amnesty International Lombardia, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre con Good Morning Milano torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta con i protagonisti della città e tutto ciò che fa Milano. Milano lo fa anche il racconto collettivo che tutti i giorni migliaia di persone creano con i loro fatti, con le loro fotografie, con i loro racconti, con i loro profili Instagram, social, oppure anche con il dare supporto, ad esempio, ad associazioni sportive o associazioni di volontariato. Beh, queste persone voi potete votarle e premiarle con i Milano Storytelling Awards. Quindi in chiusura vediamo come. Grazie, a domani!